bellissimo il tuo riferimento alla banca del seme, la banca, la banca della memoria, no? In qualche modo, se vuoi. Cioè, questi sono piccoli semi che magari per noi non contano nulla. Non so se, magari, se era quella la... No, in realtà non... Volevo stimolare interrogativi, come ben ha detto Renato. Perché poi in questi pezzettini di cadavere uno si riconosce, quindi c'è veramente qualcosa di perturbante a un certo punto. Certo, certo. No, ci riconosciamo noi che siamo di quella generazione. Che abbiamo vissuto quella generazione. Cioè, o chiunque, tutti. No, forse quelli da i ventenni no. No, i ventenni. Il problema è veramente, cioè, io sto iniziando proprio un male fisico. L'angoscia che non c'è più. Mi angoscia che quello che noi lasciamo è quella cosa lì. Però quando Derrida parlava del mal d'archivio, lui lo diceva in modo fisico, nel senso che a un certo punto queste memorie soffrono, quelle che vengono perse, buttate, quindi soffrono. Quindi magari a Silvia tu sei attratta da questa sofferenza. Sì. Secondo me si butta anche troppo ogni giorno. No, nelle memorie no. Guarda. Tutto le memorie. Anche perché non si costruiscono. Io vedevo i ragazzini degli anni 2000 che non capivano l'attaccamento verso gli oggetti che hanno una valenza affettiva più spesso, no? Molto molto usa oggetti. Non è neanche perché loro vivono più usa e getta. No, non è neanche più usa e getta, che non c'è più l'oggetto. E adesso l'oggetto sta sul cloud, non ti serve più l'oggetto. L'oggetto è solo una shell, una conchiglia vuota che deve contenere il contenuto. Poi se l'oggetto è questo o un altro non cambia, no? L'importante è quello che sta sul cloud. Sì. No? Forse c'è solo più un oggetto. Eh? Forse c'è solo più un oggetto al quale danno veramente importanza. Perché è un dispositivo sul quale. No, perché il dispositivo è intercambiabile. Ah, sì. Capito? È il contenuto. Guarda, no? Allora nel 2003 quando si è questa discussione concordarono sul fatto che il diario, sì ragazzi, il diario su cui, che da diario diventava un volume espanso, no? Perché ci mettevano di tutto, dal profilattico al biglietto del tram, alla lettera, alla dichiarazione d'amore, che il diario era l'unico oggetto da conservare, che conservavano, a cui avevano un attaccamento. Su questo concordarono che quindi verso gli oggetti si poteva avere un attaccamento affettivo, se no loro sono cresciuti proprio senza continuità. No, anche per esempio ma meno male parla... però posso dirlo assolutamente. Secondo me noi continuiamo a guardare il passato, esatto. A volte proviamo nostalgia per periodi che non abbiamo vissuto, che folle se ci pensi. E queste foto, cioè, nel senso che quando guardi magari materiali ancora più antichi, no? D'inizio Novecento, veramente puoi guardare un senso di perché non abbiamo più un'idea di futuro, secondo me. Infatti volevo non criticare, ma portare una cosa sul tavolo. Perché noi stiamo guardando quelle. In realtà noi quelle le reinterpretiamo costantemente, no? E quindi nessuno di quelli è veramente il nostro parente, no? E quindi è importante che le reinterpretiamo, no? È la performance che facciamo su quelle che è importante, no? E per esempio, facendo il parallelo con i semi, è bellissimo che c'è una pratica che un agricoltore ha portato dalla Siria, che è il contrario della conservazione dei semi, no? È il remix dei semi, quindi non si mettono, non si conservano i semi, si gettano tutti insieme, no? Nel campo da seminare, no? E quindi questi semi che fanno? Si mischiano,
no? Si mischiano e si adattano da soli. E quindi questa grande abbondanza dei semi che si gettano tutti insieme nella, nel campo, no? Causa questo fatto che poi escono fuori degli ibridi e questo li fa sopravvivere. Com'è il modo migliore di superare il cambiamento climatico? Valla a capire se è il creare questo banca, questa banca incredibile di semi messi sottoterra al freddo, o se è meglio mettere in scena un remix globale, no? Che possa creare ibridi che possano adattarsi, no? Secondo me è una domanda apertissima, no? Questa cosa del seme, cioè la banca che apre a scenari catastrofici, no? Quindi una discontinuità rispetto a oggi, e appunto, come lui diceva prima, non hai nessuna garanzia che sia più efficace questo sistema, il sistema della conservazione come sistema di, per realizzare la sopravvivenza, perché intanto l'ambiente cambia, cioè è soggetto a mutamenti, no? Perché quindi l'ambiente che si ritroverà in eventuale catastrofe sia ancora fertile per, o fertilizzante per quei semi. Che quasi un sogno. No, infatti, che è come se si. La metafora proprio del seme, come dire. Come dire, il seme contiene lo sviluppo futuro, no? Cioè come fosse una garanzia di per sé di quello che poi l'individuo nella sua piena fioritura manifesterà, no? Come indipendentemente dai contesti in cui e dal mutamento del che è in continuo mutamento, no? Sta avvenendo. E questa metafora la trovo inquietante. Cioè, perché ci occupiamo dei semi e non del terreno. Sì, esatto. C'è un po' l'idea dell'arca di Noè. Sì, 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 sì. Assolutamente sì. Assolutamente. C'è un po' quest'idea. Sì, sì. È che era un archivio. È quello. L'arca di Noè. Sì, sì, è un archivio. Assolutamente. L'arca di Noè. Ed è un archetipo, oltre che essere un archetipo, nel senso che evidentemente c'è questa... Oddio, c'è altra roba. Sì, questa sì, storia sì, che ricorre... Mamma mia, questa è la mia cosa. Cos'è, Daniele? Che cos'è? È una rollata di vitello... Destrutturata. L'ho distrutta. Esplosa. Non mi sembrava giusto portare in terra. Te la faccio anche tagliare, guarda, così ti restituisco la tizzona. Ti è rimasto il capezzo. Abbiamo cercato di hai avuto un primo piano con tizzona. Sì. Ma penso che abbia un po' a che fare col senso di potenza e di impotenza e di invece la frustrazione della cioè l'idea di conservare, dire. No, cioè, per me, io sono quello che lascio. Cioè, sì, cioè io in qualche modo lascio un'impronta sul mondo, no? Questo è anche un po', diciamo, per sconfiggere un po' quel senso di irrilevanza che in fondo ognuno di noi, come dire, nei momenti di lucidità, diciamo. Però accetto che contemporaneamente, cioè noi abbiamo a che fare costantemente con questo senso di finito e infinito che convive un po' in noi, no? Per cui da un lato ci sentiamo totalmente irrilevanti e dall'altro anche capaci di lasciare un'impronta sul mondo. È una dicotomia, è un... Il motivo per cui si fanno figli. Ma è il motivo per cui si scrivono libri, per cui si fanno opere d'arte, cioè voglio dire... Si combatte la morte. Per qualunque cosa, cioè noi abbiamo a che fare costantemente, è proprio insito in noi il senso di... cioè la consapevolezza della nostra finitezza, ma anche un certo senso di infinitezza, no? E quindi questo noi lo agiamo con tutto, ma mi viene da dire meno male, nel senso che da un lato, cioè, se noi avessimo solo il senso della nostra finitezza non potremmo che essere nichilisti, quindi dopo di noi apremuale deluge, no? Cioè, in nulla.
E credo che stiamo dentro questa tensione e che in maniera scomposta e anche un po', come dire, cerchiamo di articolare, quindi